Sempre mantenendo un po' il tema delle resistenze al cambiamento, voglio raccontare, non più in modo tecnico, ma mi spingo di nuovo verso il passato, verso il mito, e riprendo il racconto di Eracle, Ercole, che deve avvicinarsi, essere degno, diventare la gloria di una figura femminile altissima come quella di Giunone. La seconda fatica che Ercole è costretto a fare e che Euristeo, l'impavido Euristeo, gli assegna è quella di andare a uccidere l'idra di Lerna. Lerna era una palude profonda, non si sapeva bene quanto era profonda, ed è un luogo che si trova accanto al mare. Qui viene descritto con molta attenzione questo luogo, che è vicino a questo monte coperto di platani. E ci dice che c'è un tempio di Afrodite, che c'è un tempio di Dioniso Salvatore, che c'è il fiume Amimone che ha sette sorgenti. Attenzione a questo, ai numeri. Nel mondo antico hanno un significato, che si celebrano vicino a questo bosco sacro fatto di platani i misteri di Demetra e anche i misteri di Dioniso, che va alla ricerca di sua madre Semele. Questo fertile e sacro distretto fu un tempo terrorizzato dall'idra, che aveva la sua tana sotto un platano, presso la settumplice sorgente, vedi, la settumplice sorgente del fiume Amimone. Quindi ecco lo scenario. È uno scenario sacro. Ci sono templi sacri, si celebrano i misteri di Demetra, si celebrano i misteri di Dioniso. È come dire, in questo luogo straordinario ci sono uomini che fanno dei percorsi spirituali straordinari, che li porteranno alla libertà. Bene, è un accostamento molto particolare fra questa seconda fatica di Ercole e i misteri di Dioniso e i misteri di Demetra. Per giunta questa idra, questo serpente che ha un corpo di cane e teste di serpente, e dice che aveva 7, 8, chi 9, chi 8 o chi 9 teste. Ed era talmente velenoso che semplicemente l'odore che emanava dalle bocche di questi di queste teste poteva avvelenare una persona. Atena, dice il racconto, aveva ben meditato in quale modo Ercole potesse uccidere l'idra. E l'intervento di un dio nel mito antico ha un grosso significato. Un dio nel mondo antico è una potenzialità della mente. In altri termini, cosa ci vuol dire questo racconto? Che Ercole usa l'intelligenza per trovare un modo per uccidere quest'idra e usa l'intelligenza tecnica, stranamente. E quando egli giunse a Lerna, sul suo cocchio guidato da Iolao, che era il suo cugino, gli indicò la tana del mostro, cioè
come dire, l'intelligenza, la capacità di osservazione di Ercole lo mettono nella condizione di capire dov'era la tana di quel mostro. Dietro consiglio sempre della dea Atena, quindi della sua intelligenza, Ercole costrinse Lira a uscire dalla tana, tempestandola di frecce infuocate. E poi poi trattenne il fiato, perché il mostro gli, mentre lui tratteneva il fiato per non respirare il puzzo dell'idra e essere avvelenato, l'idra si avvolse intorno ai suoi piedi nel tentativo di buttarla a terra. Invano Ercole si accanì però con la clava contro quest'idra. Non appena gli riusciva di spaccare la testa dell'idra, subito ne rinasceva due o tre per sostituirla. E guardiamo un pochino. E mentre stava ancora combattendo, era che aveva addestrato quest'idra contro Ercole, ci aveva puntato molto per distruggere Ercole, vedendo che poteva essere un po' in difficoltà, mandò un grosso granchio per mordere e per distrarre Ercole. Ercole, appena vede sto granchio, gli dà una pedata e lo schiaccia. Era Era che aveva mandato questo granchio, quindi Era, dispiaciuto per la morte del granchio, lo pone in cielo e lo pone fra la costellazione, e quindi diventa la costellazione del Cancro. Ora attenzione, un'idra che ha un corpo di cane e ha teste di serpente, ce n'ha 7, 8, 9, secondo le varie tradizioni, secondo altri ce n'aveva molti di più, però la caratteristica di quest'idra è che se gli spacco la testa, gli faccio saltare la testa, queste ricrescono. È un po' come nelle ossessioni, non voglio pensare a qualcosa e più ci penso più mi rivengono in mente, più non mi abbandonano. Che senso ha? Che significato ha quest'idra? Che lotta è? Che progresso deve fare Ercole per diventare degno di Era? Cosa deve vincere? Beh, l'idra può rappresentare effettivamente i nostri desideri, che più li combattiamo reprimendoli, più ne li vogliamo, più ci andiamo contro, più andiamo contro le nostre passioni, più non vogliamo certe passioni che riteniamo immonde, che riteniamo non degne di noi, e più stranamente ci ricrescono, più non li togliamo di mezzo. Quindi Ercole prima usa la clava, ma queste ricrescono. Poi usa il falcetto di Hermes, ma anche lì taglia una testa e ne crescono altro. A questo punto Ercole, che non doveva chiedere aiuto, ma chiede aiuto a Iolao, il quale brucia una parte di bosco e cosa fa con un tizzone ardente, con delle fascine ardenti? Tutte le volte d'ora in poi che Ercole taglia la testa, una testa dell'idra, Iolao cauterizza la ferita in modo che il sangue non esca, perché usciva il sangue e da questo sangue nascevano altre teste. Quindi cauterizza la ferita, il sangue non esce e le teste non si riproducono. Per cui, una dopo l'altra, Ercole tagliò tutte le teste. Bene, guardiamo un po'. Se vediamo nell'idra
il mondo dei nostri desideri, delle nostre passioni e soprattutto dei nostri pensieri che non vogliamo o delle passioni che non desideriamo, che pensiamo che siano pericolose e vogliamo eliminare, le vogliamo dominare, beh, ma non è un'immagine straordinaria del fatto che più non voglio un'emozione negativa, più me la creo, più non voglio una passione, più la faccio crescere, più vado contro, più in qualche modo mi nasce dentro di me, dentro la mia vita, proprio quello che non voglio? L'idra in questo caso rappresenta molto quello che potrebbe capitare a chi segue quella regola della New Age del pensare positivo. Più cerco di pensare positivo, più mi crescono le teste dell'idra, velenosissime. Perché quest'idra è velenosa? Perché le passioni, i desideri negativi ci avvelenano la vita, le emozioni ci avvelenano la vita, ci disturbano seriamente la nostra vita, ci fanno morire. È talmente velenosa che il semplice fiato che esce dalla bocca di questi serpenti può avvelenarmi. Bene, con questo marchingegno creato da Iolao, cui veniva cauterizzata la ferita e la testa non rinasceva, Ercole ebbe facile gioco dell'idra, tagliò una testa dopo l'altra e le teste non rinascevano più. Ma l'idra aveva una testa immortale che era al centro di tutte le altre teste. Vedete che è un'immagine straordinaria questa. Cioè, se noi diciamo che l'idra rappresenta i nostri desideri, le nostre passioni, quello che vogliamo e temiamo, le nostre emozioni negative, c'ha una testa immortale. Beh, questa testa immortale era dorata, aveva due colori, una d'oro e una d'argento. Quindi era dorata e biancastra. E che stiamo dicendo? Stiamo dicendo che alla base di questa, di quest'idra, delle teste dell'idra e del veleno dell'idra c'è la dualità. C'è oro e argento, una testa fatta di oro e di argento. Un'opposizione duale fra bene e male che è alla base dei nostri desideri, delle nostre passioni, delle cose che ci rovinano la vita. E fin quando non togliamo questa testa qui, fin quando non la tagliamo alla radice, questo, diciamo, questa base manichea che è alla base di tutti gli altri errori, i nostri desideri, le nostre sofferenze psichiche, le nostre emozioni negative, non le toglieremo mai dalla vita. Andare emozione contro emozione, come quando dicono che bisogna fare un lavaggio delle emozioni. Beh, il lavaggio delle emozioni rappresenta quello che Ercole fa tagliando le teste e non cauterizzandole neppure, per cui rinascono. Più vado contro le emozioni, più me le ritrovo davanti. Per eliminare le nostre emozioni, per eliminare il veleno negativo della vita, devo andare alla base di tutti i mali, a una testa fatta di due colori, bianco e argente, argentea e dorata, di due cose opposte, oro e argento. Sono tutte e due preziose, ma sono opposte, sono due cose. Quando Ercole taglia questa testa, che cosa fa? Prende la spada, taglia la testa dell'idra e quindi prende la spada di Hermes. E poi cosa ne fa? E la sotterra sotto un macigno
che era come un paracarro lungo la strada che porta a Elea. Quindi attenzione, vedi? Sotto una pesante roccia ai margini della strada che conduceva ad Elea. Quindi sotterra, la prende per i capelli, la sotterra, ancora sibilante, dice il racconto, sotto una pesante roccia ai margini della strada che conduceva a Elea. E poi squarta la carcassa di questa idra e tutte le frecce che lui aveva e che gli aveva donato Apollo le intinge nel sangue dell'idra, e da quel momento le frecce di Ercole sono frecce terribilmente pericolose. Bastava una piccola scalfitura di una freccia di Ercole e anche un centauro, che era forte, potente, moriva. Infatti vedremo, quando i centauri ne andarono contro, le frecce di Ercole fecero strage dei centauri e ferirono addirittura Chirone, che era immortale. Ma attenzione, pensiamo all'idra che da questa testa centrale argentea e d'oro nascono tutte le altre teste, nascono tutte le altre passioni, nascono tutti gli altri errori, nasce tutto quello che è pericoloso alla vita. Cioè il primo errore è il bene contro il male, da cui nascono tutte le altre cose. Se gli andiamo contro e ci opponiamo e tagliamo e basta, l'andare contro significa semplicemente farle rinascere. Per estirparle del tutto, possiamo anche tagliare, ma cauterizzare, cioè togliere, non fare uscire il sangue. Il sangue veniva dalla testa centrale e fin quando non interrompiamo il collegamento, quindi con la parte, col bene, col male, le nostre passioni rinascono. È inutile fare i bravi, è inutile essere bravi, è inutile cercare di comportarci eticamente nel modo corretto, opponendoci al male, perché il male rinascerà da qualche altra parte. Per estirpare totalmente questa cosa bisogna togliere di mezzo effettivamente questo senso di giustizia che, come diceva Gesù nel Vangelo, degli scribi e dei farisei, di un'etica in cui si sceglie il bene per evitare il male, che è alla base di tutti gli altri errori, compreso l'errore di andare contro le nostre emozioni, compreso l'errore di andare contro i nostri pensieri, perché non sono etici, perché non sono degni di noi, come abbiamo visto nelle ossessioni. E proprio tornando un po' alle ossessioni, stranamente questo mito ci dice in modo diverso che alla base dell'ossessione c'è questo dualismo del bene che cerca di evitare il male, e il rimedio che la persona ossessiva usa è quella iniziale di Ercole, di fracassare la testa del pensiero negativo, e quello gli ritorna da un'altra parte. Se posso anche andare contro il mio pensiero negativo che non voglio, che non è degno di me, ma devo cauterizzare perché non mi rinasca da un'altra parte. Cioè devo evitare che il sangue che nasce dalla testa centrale possa creare nuove teste, ma per risolvere totalmente la situazione devo toccare il cuore della faccenda, devo insegnare a un ossessivo a puntare verso il bene e a essere disposti a pagare un prezzo. È come dire,
io faccio il bene e pur sapendo di poter fare il male. Ecco, questo modo di fare in cui io faccio il bene e non cerco di evitare in tutti i modi il male, io faccio il bene pur sapendo che posso fare il male. Attenzione a questa immagine di mettere questa testa dell'idra ancora sibilante sotto il masso di una strada che conduce ad Elea. In altri termini, se noi vogliamo andare a Elea, se noi vogliamo fare il bene, questa dualità la dobbiamo mettere sotto un masso, quindi sotto i margini di una strada che porta a Elea, che ci porta verso un obiettivo. Cioè, parliamoci chiaro, io voglio il bene e poi se faccio anche del male starò a vedere. Io voglio il bene e lascio che la vita mi punisca anche. Io voglio le benedizioni e lascio che le persone libere di odiarmi. Io voglio il bene e lascio che la vita faccia il suo corso. Questa è la strada di Elea. E per percorrerla devo mettere ai margini di questa strada questa dualità. Devo usare un solo padrone, non posso usarli tutti e due.